un'assemblea pubblica a Pagliare di Sassa, vicino la chiesa di San Pietro. Lì, dove sorgono due enormi antenne. La popolazione dice no a queste antenne, messe in maniera provvisoria per servire tutte le persone nuove che dopo il terremoto hanno trovato ricovero soprattutto nei progetti case, ora rischiano di diventare definitive. L'obiettivo ora è raccogliere anche solo 100 firme per far togliere quelle antenne. Uno dei promotori dell'affollata assemblea è stato Giulio Pace, un comitato che si sta battendo per far rimuovere le due grosse antenne per la telefonia mobile, piazzate proprio davanti la chiesa di San Pietro. Nel corso dell'assemblea si è parlato anche dei possibili rischi per la salute. Oltre ad esserci molte abitazioni in zona, ci sono anche delle scuole che ospitano moltissimi bambini. Tra gli ospiti anche la dottoressa Maria Fioravanti. La salute è un diritto costituzionale, lo Stato deve tutelarla. Le antenne, dal punto di vista estetico, sono un obbrobrio. Si trovano proprio davanti la chiesa di San Pietro Apostolo, risalente all'XI secolo. Tra l'altro Pagliare è un bellissimo borgo sottoposto anche a vincolo. La risposta della sovrintendenza, ha fatto notare una persona durante il dibattito, è stata che si attutirà mettendoci delle piante, ma ci aspettiamo di più, hanno fatto notare i residenti della sovrintendenza, vista anche la bellezza e il valore della chiesa. Sulla vicenda sono intervenuti anche Italia Nostra, l'Archeoclub e il WWF. A impensierire i residenti è anche la sperimentazione del 5G e i rischi legati alla salute. A quanto pare, infatti, l'emissione delle antenne rispetterebbero, seppur di poco, le norme di legge. Ma questo non tranquillizza affatto. Vale la pena ricordare che la stazione radio base di telefonia mobile di Pagliare di Sassa era stata installata dopo il sisma del 2009 e doveva essere provvisoria, e questo per l'urgenza dettata dall'emergenza al servizio del vicino progetto case. Si parlava inizialmente di soli 6 mesi, ma sono passati 9 anni e queste antenne rischiano di rimanere lì per sempre. La popolazione però non ci sta e annuncia tante iniziative per far valere i loro diritti.